sapete che stamattina era previsto un ordinario sopralluogo al centro congressi del Teatro Gesualdo delle commissioni congiunte lavori pubblici e cultura. I componenti delle opposizioni di queste due commissioni, quindi io e Ferdinando Picariello per la cultura e Marietta Giordano e Franco Russo per i lavori pubblici, abbiamo ritenuto comunque di spiegare un po' alla città che cosa sta accadendo, anche perché la commissione, come sapete, è stata le commissioni sono state in qualche modo stoppate, esautorate del loro ruolo, e addirittura il segretario ha diffidato i dipendenti comunali a verbalizzare queste riunioni o a presenziare a queste riunioni. Quindi ci è di fatto stato impedito non solo di poterci riunire, ma anche di poter in qualche modo formalizzare la mancata riunione. E riteniamo, come già abbiamo più volte precisato, che si tratta di un abuso, di un evidente abuso del sindaco, del presidente Maggio, avallato purtroppo dal segretario generale del comune di Avellino, rispetto al quale le opposizioni hanno richiesto tutti i documenti per poter valutare ogni atto di impugnazione, quindi il tribunale amministrativo e perché no anche qualche passaggio ulteriore. Il tema amministrativo è questo, il tema politico è che probabilmente queste commissioni che si sono insediate il 31 di marzo, quindi noi abbiamo lavorato 4 mesi a pieno regime, costantemente sui problemi della città, ebbene queste commissioni davano fastidio. Probabilmente il lavoro ispettivo, ma soprattutto il lavoro propositivo che stavamo facendo, ha dato fastidio all'amministrazione, ha dato fastidio al sindaco che in maniera scomposta e assolutamente non istituzionale ha attaccato le commissioni, i consiglieri comunali di maggioranza e di opposizione, creando un altro spartiacque nella storia politica di questa amministrazione. Noi come Commissione Cultura, e poi lascio la parola ai colleghi, chiaramente a Nando e poi ai colleghi dei lavori pubblici, abbiamo improntato questi 4 mesi sulla concretezza. Abbiamo immaginato di lavorare senza distinzione politica, abbiamo dall'inizio collaborato con la consigliera Alessandra Iannuzzi, che è ancora una consigliera di maggioranza e quindi in maniera assolutamente trasversale, ci siamo insediati, abbiamo attivato un iter, un giro in città, come sapete, delle strutture comunali abbandonate. Quella che vediamo oggi è uno dei grandi edifici abbandonati della città di Avellino, il parco del Teatro Gesualdo, completamente il centro congressi del Teatro Gesualdo, completamente dismesso, all'interno c'è una situazione di infiltrazioni, degrado, abbandono, insomma siamo nel cuore della città, nel cuore del centro storico, un edificio che ci è stato impedito di visitare perché anche oggi abbiamo trovato i cancelli sbarrati, nessun dipendente comunale ad accompagnarci, quindi ai consiglieri comunali, a cui spetta per statuto un ruolo ispettivo di documenti e attività amministrativa, ancora una volta viene fisicamente impedito l'accesso ai luoghi e ai documenti, e di questo riteniamo che il prefetto debba in primis in maniera energica occuparsi, al di là delle lettere di buona cortesia e di buon vicinato che continuiamo a scambiarci. Dicevo che abbiamo improntato questi mesi sulla concretezza, noi abbiamo affrontato come Commissione Cultura e spesso congiuntamente con i lavori pubblici tanti buboni, problemi cittadini, e per ognuno di questi abbiamo fatto delle proposte, proposte che in estrema sintesi ci sentiamo di rilanciare, perché la nostra non è un'opposizione polemica ma vuole essere un'opposizione costruttiva, ma il sindaco di costruire, di proporre, di stare sui problemi proprio non ne ha la voglia, si tratta come sempre di sorridere, di fare fotografie, selfie e di amministrare in una maniera completamente lontana dal nostro modo di pensare. E allora rapidamente siamo stati a Villa Mendola, dove riteniamo che sia un errore inserire quell'edificio nella fondazione che il sindaco sta immaginando, mentre Villa Mendola andrebbe sostenuta con la Regione Campania per il riconoscimento di museo regionale, che significa per quell'edificio avere anche finanziamenti, fondi e potenziare la vocazione museale di quello spazio. Abbiamo sollecitato l'intervento sul parco di Villa Mendola, l'orto botanico, completamente abbandonato, c'è un finanziamento di quasi 200.000 euro e non si capisce perché quando i soldi ci sono poi non si spendano. Siamo stati all'Eliseo, dove la proposta del sindaco è assolutamente inconsistente, lì ci si fermi ancora una volta, si estrapoli l'Eliseo da questa ipotetica fondazione della cultura e lo si restituisca al percorso immaginato invece in maniera lungimirante dall'Ordine dei Notai, quindi la fondazione di partecipazione con il vero coinvolgimento delle realtà associative cittadine. Quindi c'è un lavoro che l'Ordine dei Notai aveva fatto egregio, non si comprende per quale motivo bisogna buttare tutto e ricominciare da capo. Siamo stati al parco del Teatro Gesualdo, qui alla struttura all'aperto del Massimo Cittadino, abbandonato e non utilizzato. Abbiamo sollevato l'attenzione sul Teatro Gesualdo, chiuso, uno degli unici teatri
campani se non nazionali chiuso, con una mole di finanziamenti nel salvadanaio pronti ad essere utilizzati e probabilmente pronti ad essere purtroppo sprecati. Ci sono ben 500.000 euro dedicati al Teatro Gesualdo che la Regione Campania ha dato al Comune di Avellino, ma il Comune non li sa spendere. E poi abbiamo sollecitato il completamento di alcune opere pubbliche, penso al Castello, a Piazza Castello, siamo stati diciamo attenti sui temi del centro storico, abbiamo sollecitato il rilancio del Victor Hugo, abbiamo lavorato su il tema dei finanziamenti europei legati al mondo della cultura, siamo stati alla Casina del Principe dove chiediamo chiarezza sul futuro del progetto Avionica e di questo gruppo di giovani e di associazioni che per 2 anni ha tenuto animato, ricco, pieno di iniziative, una struttura cittadina e che adesso sembrano essere invece in procinto di essere cacciati. Quindi non mi dilungo ulteriormente, mi fermo qui per dire che la nostra è stata un'azione di 4 mesi che è stata incentrata tutta sulle proposte e sull'analisi dei problemi, ovvero su quello che il sindaco e la sua maggioranza dovrebbero fare tutti i santi giorni, invece di vivere in una perenne televendita e in un perenne spot pubblicitario. Siamo stati disarcionati, siamo stati stoppati in maniera assolutamente illegittima, riteniamo questa una forzatura politica, uno sgarbo istituzionale, ma anche un vulnus di natura amministrativa, per cui faremo come opposizione sentire la nostra voce. Purtroppo, come ho già avuto modo di dire, l'ultimo intervento del sindaco segna un ulteriore spartiacque nei rapporti politici in Consiglio Comunale, per cui noi parleremo direttamente alla città. Le proposte che abbiamo fatto con i colleghi consiglieri le presentiamo tramite i media alla città. Il nostro interlocutore a questo punto è solo la magistratura, quindi continueremo a denunciare l'approccio che questa amministrazione ha nei confronti della gestione della cosa pubblica. Ci sono già 10 esposti che le opposizioni hanno presentato alla Procura della Repubblica su tematiche differenti rispetto alle quali ci aspettiamo un'attività ispettiva puntuale e completa. C'è ad esempio sul tema ambientale una denuncia da noi presentata con una relazione dei carabinieri del nucleo ecologia della Campania, rispetto alla quale credo ci saranno sviluppi nei prossimi giorni. Oggi c'è l'ennesimo sforamento ambientale, quindi siamo vicinissimi alla soglia dei 35, il sindaco è completamente fermo su questo come su tante altre questioni. Quindi la nostra interlocuzione purtroppo sarà soltanto con la magistratura, con le forze dell'ordine, speriamo che anche la prefettura, il Ministero dell'Interno, cioè gli organismi deputati al controllo dello Stato e della legalità attivino azioni più incisive. Noi non ci fermiamo, ci hanno disarcionato dalle commissioni, lavoreremo in strada, lavoreremo con i cittadini, lavoreremo con le persone che ci hanno eletto, lavoreremo con la forza delle idee, che è quello che sicuramente a nostro avviso è mancato e manca al sindaco Festa e alla sua silente squadra di amministratori. Chiudo con una velocissima puntualizzazione: il sindaco di fatto una maggioranza non ce l'ha più, in Consiglio Comunale ha dei numeri raccogliticci, ci sono enormi problemi all'interno della sua maggioranza, abbiamo notizia che diversi consiglieri stanno manifestando in queste ore in sofferenza, nonché stanno valutando anche l'ipotesi di passaggi in opposizione, quindi diciamo che la luna di miele è finita, si apre una fase nuova per la città di Avellino e speriamo che il sindaco possa lucidamente abbassare i toni e dedicarsi ai problemi della città. Abile di 2 anni di amministrazione Festa e il degrado che constatiamo anche oggi rispetto alle strutture che dovrebbero ospitare la cultura. È un degrado non solo morale, un degrado delle strutture, un degrado ambientale, ma è soprattutto un degrado culturale. 800.000 euro che erano destinati alla cultura e non si sa cosa fare, quindi diciamo che noi abbiamo un sindaco che invece di mostrare una sensibilità rispetto alla cultura, rispetto ai problemi della città, dimostra una sensibilità invece al cemento e ai costruttori. Noi non ci aspettavamo tutto questo, non abbiamo più alcuna forma di dialogo nelle sedi istituzionali e quindi siamo costretti a reagire nel modo che potete vedere, cioè rivolgendoci alla magistratura e agli enti che debbono in qualche modo sopperire a queste mancanze, a queste omissioni e talvolta a questi gesti illeciti e antigiuridici che la giunta Festa e il sindaco Festa a volte pongono in atto con l'appoggio di una maggioranza ormai risicata.
Qui come Commissione Lavori Pubblici abbiamo sollecitato vari sopralluoghi, insomma, nelle incompiute della città, non ultimo il tunnel che ci sembra, diciamo, l'emblema, il simbolo di questa città che comincia le opere pubbliche ma non le termina. Oltre al tunnel nel quale non siamo riusciti ad accedere, abbiamo avuto difficoltà anche ad accedere a altre strutture pubbliche perché purtroppo i funzionari e i dirigenti non ci hanno concesso, insomma, udienza. Abbiamo più volte dovuto, diciamo, segnalare la mancanza dei dirigenti durante lo svolgimento delle commissioni e degli assessori, ovviamente, che sono mesi che non partecipano, benché noi nello svolgimento libero, insomma, democratico del nostro mandato di consiglieri comunali abbiamo l'intenzione di, appunto, analizzare i problemi e di fare proposte concrete. Sostanzialmente abbiamo affrontato varie questioni riguardo, appunto, il tema ambientale, abbiamo fatto anche una proposta in consiglio comunale, proposta che è rimasta semplicemente nel cassetto, appunto abbiamo dovuto purtroppo rivolgerci alla magistratura. Abbiamo fatto, diciamo, analizzato le questioni legate al cimitero, allo stato di un luogo sacro per la città che versa in condizioni, insomma, abbastanza delicate. Anche qui abbiamo ascoltato il concessionario, ma non siamo riusciti, diciamo, ad avere un'interfaccia con i dirigenti e con gli assessori. Rispetto alla dogana, alla procedura di assegnazione, diciamo, di un incarico a Fuxas, abbiamo sollecitato il nostro disappunto rispetto a una procedura che noi ritenevamo legittima e l'ANAC ci ha dato ragione. Nonostante questo, il sindaco e la sua amministrazione pensano di voler procedere, non so in quale maniera, considerato che si tratta di fondi europei e probabilmente verrebbero, diciamo, persi nel momento in cui le procedure non sarebbero, diciamo, legittime. Ad ogni modo noi siamo costretti, appunto, a svolgere il nostro ruolo di consiglieri per strada, rivolgendoci alla città, perché non possiamo noi dell'opposizione essere tacciati di coloro che sono immobili e sono fermi. Noi abbiamo il dovere di svolgere il nostro ruolo di consiglieri e quindi ritengo che le forme minime di democrazia in questa amministrazione siano assolutamente sconfitte. Da consigliere comunale di minoranza, eletto in minoranza, io mi auguro che si possa da oggi in poi, come dire, praticare un po' di democrazia. La nostra presenza, al di là di questo cancello chiuso, significa che in questo momento la democrazia in questa città, di democrazia in questa città ce n'è ben poco. Sì, consultori, io sono convinto che la presenza o meno di consultori su un territorio comunale, in qualche modo misura l'attenzione che questa amministrazione ha rispetto alla parte più debole della società di quella comunità. Ad Avellino i consultori sono spariti ormai da 2 anni, quindi in questo momento abbiamo consultori pari a zero. Consultori pari a zero significa che l'amministrazione comunale di questa città ha un'attenzione per la parte più debole della società, le donne, i giovani che hanno bisogno di assistenza sociale, assistenza alla procreazione, eccetera, ha un'attenzione per questa comunità pari a zero. Non è che va bene così, eh?